Ciao, qui li prandi. Oggi salutiamo Baby Neer, Brian Paglietta e Salvo Ortisi. E abbiamo pensato di aggiungere due bestie striscianti alla nostra collezione di animali gommosi un po' schifosi. Allora, si tratta di due bustone della collezione Epic Animals Mega Striscianti, prodotta da Dynamix. Dunque, in ogni bustone troveremo un mega strisciante ed un magazine, che sarà il nostro opuscoletto. Dai 4 anni in su, sì, dovrei averli superati. Qua dietro cosa leggiamo? Il prezzo. Ogni busta costa 2,50 euro, rivista con gadget. Sì, naturalmente tutti questi animaletti sono intesi come allegati dell'opuscoletto che trovano insieme. E qua leggiamo che la collezione completa è composta da 16 mega striscianti e alcuni di essi avranno anche la possibilità di cambiare colore con la temperatura. Lo leggiamo qui, cambiano colore in acqua tiepida, utilizzare sotto la supervisione di un adulto. Va bene, speriamo di trovarne uno nei dintorni. E vediamo anche alcuni disegni qua dietro con tutti gli animaletti che fanno parte della collezione. Vediamo serpenti vari. Questo animale qui l'ho trovato in un'altra collezione di un'altra marca. Quindi tra un poco vedremo se per caso abbiamo trovato lo stesso e come sarà realizzato. Questo qui invece disegnato così mi ricorda uno dei Terror Dog di Ghostbusters. Ok, apriamo subito le bustone e vediamo che cosa c'è qui dentro, sperando di non avere trovato doppioni. Dunque, il primo. Tiriamo fuori prima l'opuscoletto. Eccolo qui, c'è un bambino vestito da esploratore con il cappellone da Indiana Jones. Beh, più o meno, quello di Indiana Jones era un pochino più carino. E leggiamo un pochino, come faccio se, come si può sopravvivere nella giungla? Ho paura che non mi capiterà prossimamente. Dunque, benvenuti in paradiso, ci sono un sacco di articoletti, fiori che puzzano, immagino, a giudicare da questa didascalia. E poi i trucchetti, probabilmente su come accendere il fuoco, informazioni varie, d'accordo. Insomma, è tutto da leggere questo opuscoletto, ci sono un sacco di informazioni e finalmente la descrizione di tutti gli animali che fanno parte della collezione. Un posterino qua al centro del drago volante, che immagino che sia proprio la creatura che abbiamo trovato. Questo significa che gli opuscoletti sono tutti diversi, ce n'è uno diverso per ogni busta, è apprezzabile come sforzo. Perché io apro la bustona e dentro c'è proprio il nostro drago volante. Eccolo qui. Allora, mi ricorda con questa postura così tutta aperta e le alone in gomma, mi ricorda quei vecchi pupazzi di gomma che si trovavano già dai giornalai negli anni 80. Di solito erano dei tarocchi di Spider-Man e di Batman. Il nostro drago è tutto verde. Ma con un sacco di dettagli dipinti sopra. Leggiamo qui sotto di Epic Animals, perché sono effettivamente prodotti da Dynamix questi mostriciattoli, non sono solamente importati da loro. E ci sono un po' di applicazioni di pittura qua sopra, il rosso, eccetera, eccetera. Allora, non credo che questo qui possa cambiare colore o fare cose strane, ma vediamo un pochino cosa dice l'opuscoletto. Allora, il nostro, eccolo qui, il drago volante. Non credo che abbia funzioni particolari, infatti, il nostro dragone. Vediamo un primo piano, in bocca non c'è molto da vedere. Mettiamolo qui. E apriamo la seconda bustona. Qui abbiamo l'incisione. E tiriamo fuori, non è un doppio, vi dico già che ho visto spuntare una zampetta, niente doppi, bene così. Dunque, nel nostro fascicolo, immagino che tutto resta esatto, tutto resta uguale. Ma cambia il posterino al centro. Abbiamo trovato il cordilo gigante. Non lo conoscevo, però è bello. Allora, vediamo un pochino. Un cordilo gigante, lui dovrebbe avere funzioni particolari. È una lucertola del Sudafrica, la più grande della sua specie. Il corpo è ricoperto di placche, utilizza la coda e le forti unghie come arma di difesa. Eccolo qui. Vediamo un pochetto il nostro animale. Eccolo qui. Ah, ha un bel colore, mi piace questo arancione. La faccia, di nuovo, l'espressione da mostro di gomma generico, con questi occhi strabuzzati. Mi ricorda un pochino i vecchi tirannosauri vuoti da riempire di oggettini vari. Mi sta mordendo il dito. Le applicazioni di pittura non sembrano esattamente vere, però, insomma, è un animalone in gomma. Guardate quanto è lungo. Molto, ve lo garantisco, è allungabile. E tutti e due dentro sono imbottiti con qualche pallino che gli dà un po' di corpo. Anche sulla sua pancia leggiamo la scritta di Epic Animals. Eccolo qua, vedete in rilievo, perché di nuovo sono prodotti proprio da Dynamix, non sono solamente distribuiti o importati.
E quei nostri due Epic Animals, voi li conoscevate già, li avevate già, per noi sono nuovi, quindi niente doppi, bene così. Ricordiamo dunque il prezzo di unione di 3,50 euro. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, diteci se il video vi è piaciuto, se mi sono perso qualcosa, visto che di solito mi perdo sempre dei pezzi nei video di bustine. Potete cliccare su mi piace, condividere, iscrivervi al nostro canale e seguirci anche su Facebook e su Instagram. Ciao!